realizziamo l'esperimento numero 2 per la misura del calore specifico di questo metallo, che è alluminio, e anche la capacità termica di questo blocchetto d'alluminio sempre. Ricordiamo che calore specifico è un concetto che si riferisce ai materiali, alle sostanze, mentre invece capacità termica è un concetto che si riferisce ai corpi, agli oggetti. Quindi, per farlo noi scalderemo questo blocchetto di metallo nell'acqua bollente all'interno di questo beaker. Prima però lo dobbiamo pesare, dobbiamo misurare la sua massa. Quindi accendiamo la bilancia, tariamo 0 grammi, a questo punto appoggiamo il parallelepipedo, il blocchetto di alluminio. Stiamo attenti a tenere il filo, diciamo, morbido, questo spago bellissimo, in modo tale che non andiamo a pesare anche la massa dello spago. Vediamo che segna circa 104,1, possiamo approssimare togliendo una cifra significativa. Quindi una cifra decimale, quindi stiamo intorno ai 104,0 o 104,1 grammi. Ora ho riempito questo becher d'acqua, ho acceso il fornello e quanta acqua ci va? Non è importante la quantità d'acqua, l'importante è che copra tutto il blocchetto. Quindi la minima quantità d'acqua che riesce a coprire tutto quanto il blocchetto, perché non sarà l'acqua che noi andremo a versare, ma sarà il blocchetto. Quindi l'acqua non è importante quanta è. La porteremo anche a ebollizione, così siamo sicuri che la temperatura starà intorno ai 100 gradi. Del resto poi la potremo misurare con questo termometro. Intanto che l'acqua si scalda qua con il blocchetto, andiamo a riempire il calorimetro. È lo stesso calorimetro di prima, quello di cui abbiamo già misurato la massa equivalente in acqua. Quanta acqua fredda mettiamo dentro al calorimetro? Ce ne mettiamo in modo tale quasi da riempirlo completamente. Perché? Perché il blocchetto ha un volume minore rispetto all'acqua che mettevamo prima. Quindi dobbiamo fare in modo che il blocchetto più l'acqua fredda praticamente riempiano l'intero calorimetro. Questo blocchetto d'alluminio, se vogliamo proprio essere pignoli, vediamo che volume ha. Alla base quadrata di lato 2,5 cm e l'altezza da 6 cm. Quindi il suo volume è 37 centimetri cubi e mezzo, quindi 30, quasi 40 millilitri. Allora, ricordando che il calorimetro aveva una capacità di circa 510 millilitri, allora tolti i 40 millilitri del blocchetto possiamo riempirlo con 470 millilitri d'acqua. Diciamo che ne metteremo 450 o 460, quindi adesso andiamo a misurare 400, diciamo, 60 millilitri d'acqua che poi versiamo dentro al calorimetro. Questi sono già 250 millilitri e versiamo intanto questi. Quelli li ho versati e ne ho preparati altri 250. Anzi, no, altri 210. Così 210 adesso e 250 prima fa 460 millilitri. Adesso vado a versarli dentro. Quindi ci sono qua dentro, adesso penso che si veda, ci sono 460 millilitri d'acqua. D'acqua fredda, vediamo adesso a quale temperatura sta. Sicuramente il termometro pesca perché io vedo che il livello è più o meno qua. Quindi mettiamo il termometro, accendiamo. Aspettiamo un paio di minuti che la temperatura si stabilizzi. Intanto l'acqua lì si sta riscaldando. L'acqua qui sta per bollire, invece qua nel calorimetro la temperatura si è stabilizzata a 21,5 gradi. È importante sempre lavorare a una certa distanza tra il calorimetro e il fornello, altrimenti il calore del fornello va a modificare l'esperimento, cioè la temperatura del calorimetro. Quindi 21 gradi e mezzo, lì stiamo a 97, quasi 97 gradi centigradi. Aspettiamo ancora un po' che l'ebollizione avvenga proprio a regime. Un piccolo consiglio, se il blocchetto riesce a stare orizzontale all'interno del becher è meglio perché basta meno acqua e quindi l'acqua bolle prima. Purtroppo invece questo blocchetto
non riusciva a stare in orizzontale all'interno del becker, quindi abbiamo dovuto metterlo in verticale e questo ha causato una maggiore quantità d'acqua, quindi dobbiamo aspettare più tempo affinché l'acqua arrivi a ebollizione. Adesso sta bollendo e qui vediamo che segna intorno ai 100 gradi, addirittura segna anche i 101, è molto variabile, passa da 100 gradi a 101 gradi. Comunque adesso io tolgo qua, posso prendere 100 gradi come temperatura di riferimento, qui tolgo il tappo e con un'azione molto rapida, però senza spaccare niente, cerco di prendere questo blocchetto e inserirlo all'interno del calorimetro. Dopodiché, appena l'avrò inserito nel calorimetro, io dovrò chiudere rapidamente il tappo e guardare subito la temperatura che segna il termometro. Quindi molto rapidamente tolgo, inserisco e chiudo il tappo. Guardo la temperatura che inizia a salire. 20, 20,1, 21,6. Il valore massimo della temperatura sarà la temperatura d'equilibrio. Dovrei agitare un pochino, provo a muovere qua, 24,3. Già sta scendendo, non ho guardato bene qual era la temperatura massima raggiunta, 24,2 adesso, di nuovo 24,3, mescolando un pochino, 24,5, 6,7, 24,8, ancora sta salendo. Ecco, agito un pochino in questo modo. Pare che sopra 24,8 non salga. 24,9, 24,9. Probabilmente questa è la temperatura d'equilibrio. Vediamo se arriva a 25. 25,0, 24,9. Quindi siamo arrivati anche a 25. Sentiamo all'interno il blocchetto che si muove. Quindi direi che la temperatura di equilibrio, eccola, può essere considerata 25,0 gradi.